Un pareggio che sembra non scontentare nessuno, una Miternina che poteva forse dare di più, ma anche un Campobasso meno coriaceo di quel che ci si aspettava. Poche le occasioni registrate al comunale di Scoppito nella seconda di campionato tra abruzzesi e molisani. La prima emozione arriva all'undicesimo con Dimas per la squadra ospite con un gran destro, ma che non c'entra la porta. Al diciassettesimo arriva il primo gol dell'incontro a favore dei padroni di casa e Torbidone a realizzarlo. Il Campobasso prova a reagire ma deve aspettare il secondo tempo quando rimarrà in 10 la Miternina al quarto minuto per doppia ammonizione di Mariani che ne decreta l'espulsione. Il Campobasso si fa sotto e reagisce per sfruttare l'inferiorità numerica dei padroni di casa e al diciannovesimo arriva l'occasione con un rigore decretato per fallo di Di Ciccio su Alessandri e Dimas realizza. Arriva così il pareggio che sembra il risultato più equo per questa giornata. Non è che poi in effetti la Miternina insomma, ci ha schiacciato e ha creato 15 occasioni da gol, bisogna anche essere onesti, però a me preme sottolineare il fatto che noi dovevamo gestire la palla prima noi che loro, invece ci siamo addormentati inizialmente in un atteggiamento di cui non avevamo assolutamente parlato e dopodiché abbiamo fatto quello che potevamo, invece dovevamo prendere il pallino del gioco molto prima, farlo sin dal primo tempo e poi magari non avresti segnato comunque ma avresti corso molto meno. A differenza di domenica scorsa abbiamo messo l'attenzione giusta per tutti quanti 90 minuti. Primo tempo bene bene, abbiamo preparato la partita in questo modo e siamo stati bravi poi a riportare le nostre giocate in mezzo al campo e i ragazzi si è vista quasi una squadra sola a tratti in mezzo al campo, soprattutto i primi 20-25 minuti. E abbiamo meritato il vantaggio. Nel secondo tempo purtroppo dopo 5 minuti siamo rimasti in 10 e là e ci siamo tirati dietro, abbiamo provato diverse soluzioni per soffrire il meno possibile, però ci ha chiuso quasi nella nostra metà campo, addirittura gli ultimi minuti il Campobasso che ci ha chiuso dentro l'area di rigore. Abbiamo sofferto tantissimo perché poi loro hanno una struttura fisica importante, quindi in quelle palle messe in area di rigore soffrivamo tantissimo, però là ci abbiamo messo molto del nostro, l'attenzione come dicevo poc'anzi, l'attenzione giusta per limitare i danni.